I Normanni, subentrati agli Arabi nella dominazione della Sicilia, furono attratti dalla cultura dei loro predecessori. Guglielmo I, detto il Malo, nel 1163 fece costruire la Zisa, la Splendida, una residenza estiva per il riposo e lo svago, proprio alla maniera araba. L'edificio si trova nel grande parco reale di caccia del Genuard, paradiso della terra, ricco di ogni sorta di pianta da frutto. Fu posizionato con esposizione a nord-est, in modo che la brezza del mare potesse arrivare a ventilare gli ambienti. È progettato con un sistema di ventilazione che prevede la continua circolazione dell'aria attraverso i fori presenti sul pavimento in ogni piano. Punto centrale di questa architettura bioclimatica è la fontana della sala centrale al piano terreno e i teli inumiditi che raffreddano le calde correnti di risalita. Il palazzo è un parallelepipedo con una spessa cortina muraria in arenaria che fa da isolante termico. Nei lati corti aggettano due torri. Ha una pianta rettangolare e si sviluppa su tre piani, in ciascuno dei quali è sempre individuabile una parte centrale. Lo spazio verde esterno ha pianta rettangolare ed è diviso a metà da un canale che collega un sistema di vasche d'acqua che si sviluppa in asse col portale del palazzo, ricreando così l'antico canale che prosegue fino alla sala della fontana. A destra e a sinistra del giardino i quadranti creati dai 12 percorsi pedonali sono coltivati con piante tipiche della macchia mediterranea, mentre su un lato una lunga struttura metallica, ricoperta da piante rampicanti, glicine e gelsomini, crea un percorso all'ombra. Si individuano quindi tre percorsi, la via dell'acqua, la via del verde e la via dell'ombra. Il sistema di vasche è su più livelli e l'acqua da una vasca all'altra scivola lungo una lastra marmorea a zigzag. Il movimento diventa dolce, il suono cambia. L'attuale grande parco antistante con prati, alberi e fontane si congiunge con un bellissimo spazio verde dentro e attorno al palazzo. Mandarini, limoni, fichi d'India, malva e roseto fanno rivivere quella grandiosità pensata e realizzata nel XII secolo.